C'è chi è stato costretto ad installare un proprio sistema di pompaggio dentro casa per evitare di essere inondato da acque nere e bianche nei giorni di pioggia abbondante. C'è chi denuncia da tempo, senza essere ascoltato, la presenza di numerosi tetti in Eternit, mentre decine di tombini restano tappati da mesi, per non parlare di buche gigantesche e marciapiedi disconnessi per via delle radici dei pini. Benvenuti in via Giambattista Polacchi e dintorni a Pescara, nella parte sud della città, dove le case popolari, malgrado alcune siano state riscattate, versano nel degrado e nell'incuria generale. Eppure siamo a 2 minuti dal centro della città. Quando piove si allaga tutto qua, c'è un metro d'acqua qua. Dobbiamo scendere con gli stivali, pure che io abito in piano rialzato. Qua paghiamo le tasse come il centro, però qua non siamo considerati cittadini di quarta serie, non di serie C, di quarta serie. Allora, prima di venire, che hanno appurato che veniva a pettinare, il giorno prima è venuto ventilatori per le vie interne. La spazzatura l'avete inquadrato, l'avete visto, no? Hanno venuto a pulire con i ventilatori, le macchinarie, 3-4 ore hanno stato qua. Quindi è una cosa inconcepibile fare questa cosa. La spazzatura stamattina c'era il rifiuto delle plastiche. L'hanno lasciato là, quindi i bidoni dell'umido noi lo mettiamo là, lo ritroviamo sempre laggiù. Se tira un po' di vento, sai dove è Martorà? A San Silvestre Martorà, quindi basta, non se ne può più. Questo sta a significare che ci sono interi quartieri della città di Pescara completamente abbandonati. Basta fare cittadini serie A, cittadini serie B, cittadini serie C. Ecco, il nostro programma è chiaro, è un programma che punta soprattutto al decoro urbano, piccole opere di manutenzione ordinaria. Significa di sostruire i tombini. I tombini vanno puliti regolarmente, almeno quello, anche se servirebbe anche un'opera strutturale sull'impianto idraulico che sta sotto la nostra città, ma soprattutto pulizia continua, ecco, sapendo che sarebbero venuti noi oggi, ieri sono venuti diversi operai del comune a tentare di pulire qualcosettina, e poi una grande opera di bonifica, soprattutto riparare anche marciapiedi, buluche sulle strade, tutto ciò che in questo quartiere purtroppo non va bene. Ci sono delle piazze vicine che sono anche luogo ricettacolo anche di delinquenti e quindi baby gang che mettono anche a serio rischio la vita dei residenti. Noi ci auguriamo con oggi che l'amministrazione comunale ci possa ascoltare e possa fare qualcosa nell'immediato.